Rieccoci assieme con una nuova edizione del TG del Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito con le notizie e andiamo a Pordenone. Parliamo di un'aggressione avvenuta questa mattina nei confronti di un uomo che è stato prima accolpito e accostato da una macchina e poi aggredito con un piede di porco dall'autista che ha inveito con insulti e violenza. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio del telegiornale. Un piede è finito sotto la ruota di un furgone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in Viale Martelli a Pordenone. Poi l'aggressione con una barra di ferro lunga quasi un metro. Se l'è vista brutta Giacomo Esposito, dirigente dell'ufficio notificazioni di Pordenone. Stava andando al lavoro, erano le 8:30, stava attraversando il passaggio pedonale davanti al tribunale quando è arrivato un furgone da Viale Dante. L'autista non gli ha dato precedenza, gli è passato su un piede e poi ha accostato sulle strisce. Mi sono avvicinato, gli ho fatto notare che mi era passato su un piede, spiega il dottor Esposito, ma alle mie rimostranze ha cominciato a inveire insulti, minacce, tanta violenza. Testimone diretto è stato un finanziere che si è trovato al terzo piano del Palazzo di Giustizia. Aveva aperto la finestra per arreggiare la stanza. Quando ha sentito urlare ti ammazzo, quando ha visto quello che stava succedendo ha deciso di intervenire. Nel frattempo l'autista è sceso dal furgone, l'ha preso un lungo piede di porco che aveva all'interno del mezzo e ha cominciato a colpire alla cieca. Alcuni colpi li ho schivati, ha raccontato il dirigente, ma uno mi ha preso di striscio l'orecchio e sono rimasto ferito. È stato allora che l'autista si è rimesso alla guida e ha cercato di allontanarsi. A fermarlo è stato il finanziere, arrivato giusto in tempo. Lo ha bloccato, ha chiamato il numero di emergenza e gli ha intimato di attendere l'arrivo della squadra volante. La polizia di Stato ha identificato l'aggressore, lo ha accompagnato in questura per ulteriori accertamenti e ha sequestrato il piede di porco. La vittima ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso della Santa Maria della Misericordia, dove è stato medicato per una ferita all'orecchio ed è stato curato per un brutto ematoma. È stato quindi dimesso con una prognosi di 10 giorni. L'aggressore, oltre a una denuncia per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ora rischia conseguenze anche per le minacce e le lesioni procurate al pedone che ha aggredito. Andiamo ora a Trieste, parliamo di una tragedia avvenuta nel Carso, un'esplosione che ha provocato la morte di un cinquantenne. L'incidente era avvenuto il 18 marzo scorso. Oggi sono stati ritrovati degli ordigni nei sopralluoghi degli artificieri dell'esercito. Addirittura sono stati ritrovati 23 kg di tritolo nella casa della vittima Dario Terzoni. Il 50enne morto nell'esplosione a causa appunto nell'esplosione di una granata da mortaio che stava maneggiando nel suo magazzino garage a Trebigiano, sull'altopiano carsico triestino. Andiamo ora a Trieste, dove il sindaco di Piazza si è rivolto agli studenti sostenendo di voler costruire una nuova cittadella dello studio, un nuovo campus per attirare sempre più giovani a studiare nella città di Trieste. Ma sentiamo le sue parole nel servizio. Buongiorno, grazie dell'accoglienza. Mi fa molto piacere. Complimenti a chi ha organizzato tutto questo, che è una cosa fantastica. Creare un movimento di opinione è molto importante, interessarsi dei problemi della città. Poi una città che in questo momento, fra ESO 2020, fra il Porto Vecchio, fra il Porto Nuovo, fra tutto quello che sta succedendo, è fantastico. Però siccome nella mia vita ho sempre lavorato nei supermercati, ho detto che la pubblicità è l'anima del commercio, allora faccio la pubblicità di quello che stiamo progettando proprio per voi. Sapete che abbiamo una caserma da 12 ettari di Via Rossetti, dove penso, dopo aver visitato le scuole superiori e dopo aver chiesto scusa in alcuni casi per le condizioni in cui sono, sapete che sto progettando un campus nella caserma di Via Rossetti, che sarà una cosa fantastica, probabilmente per anche alcuni di voi, ma anche per le future generazioni. Questo campus comprenderà, sapete, è enorme, calcolate che all'interno c'è una piazza grande come Piazza Unità, dove metteremo delle palestre, dove ci sarà, pensate ragazzi, che camminerete su questi viali alberati studiando, ci sarà la possibilità di avere per voi la discoteca piuttosto che la biblioteca, piuttosto che un luogo di incontro. Questo stiamo facendo e credo che sia la cosa più importante che stiamo realizzando e progettando in questo momento.
Perché vi parlo? Perché dobbiamo creare un movimento di opinione, perché come sempre sapete che abbiamo anche la città qualche volta del nostro polo, immediatamente hanno detto ma come faremo con le automobili, con il traffico, 8.000 studenti che si presenteranno, che non saranno tutti perché alcune scuole rimarranno in Dante, che abbiamo lavorato tanto, che lo stiamo rimettendo a posto, che adesso sono arrivate altre risorse, rimarrà il Dante per dirvi, ma tante altre, penso alla succursale del Petrarca, penso al Galilei, penso al Nordio, passi lunghi e ben distesi, portiamo tranquillamente in via Rossetti, che sarà una cosa fantastica. Per cui grazie a tutti quelli che hanno organizzato questo, però ripeto, questo progetto che abbiamo è una cosa importante proprio per le scuole di Trieste, credo che sarà una delle prime cose a livello nazionale e il più bel regalo che potevo fare a questa città nel mio terzo mandato. Ciao ragazzi! Parliamo ora a Pordenone di una polemica scoppiata durante uno spettacolo teatrale. La polemica riguarda una bestemmia che è accaduta nuovamente dal palco di un concerto durante uno spettacolo al Verdi di Pordenone. Ancora bestemmie negli spettacoli del Teatro Verdi di Pordenone, dove continuano a essere proposti eventi di dubbia qualità, conditi da torpiloqui e appunto ingiurie verbali e gestuali alla fede cristiana, che innerva la storia culturale e artistica del territorio e della nazione. È ancora Roberto Castenetto, presidente del circolo culturale Il Noce, a lanciare l'offensiva. È accaduto l'altra sera con la compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo, che ha messo in scena Animali da bar, uno spettacolo monco, zeppo di situazioni e personaggi falsi, ambigui e abbozzati con superficialità, ma soprattutto condito con ben tre bestemmie, una delle quali rivolta alla Madonna. Andiamo ora in parliamo ora di sicurezza in mare. Sella Seracchiani ha parlato di nuovo modello, NAMIRC, che è un modello transnazionale, riguarda la sicurezza dei trasporti marittimi e prevede anche una collaborazione con la Slovenia e la Croazia. Ma sentiamo le sue parole e i dettagli di questo progetto nel servizio. L'autostrada, una delle poche autostrade del mare veramente... Presidente Seracchiani, con il progetto NAMIRC si uniscono le forze per la prevenzione nel mare. Sì, importantissimo, è un progetto che si occupa di sicurezza dei trasporti marittimi, ma lo fa con uno sguardo internazionale, quindi la forte collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, lo Stato italiano e la Croazia e la Slovenia è importante per quanto riguarda l'emergenza in mare, la prevenzione ed è importante anche perché fa propri molti degli aspetti che in questi anni abbiamo seguito lavorando appunto con Croazia e Slovenia sui trasporti marittimi, sullo sviluppo dei traffici, sulla sicurezza in mare, sull'impatto ambientale ed è anche la motivazione per la quale riteniamo che sia importante fare squadra soprattutto nei momenti di emergenza. Quindi bene che si siano messi in fila tutti i presidi dello Stato con una forte collaborazione, che ci siano dei finanziamenti europei, che ci sia la possibilità di lavorare tra regioni limitrofe anche se appartenenti a stati diversi e che ci sia anche il coinvolgimento del corpo più amato dai nostri cittadini e quindi delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco che ringraziamo per aver colto questa opportunità. Il porto di Trieste è più tutelato del Mediterraneo ma anche trafficato e rischioso da un certo punto di vista, lei ha detto che proprio per questo non è il caso di aggiungere un rigassificatore. Esattamente, lo ha spiegato bene il comandante Sancilio, noi lavoriamo molto sulla prevenzione, sull'emergenza e qui ci sono delle procedure particolari proprio per la particolare situazione del porto di Trieste, che è il luogo nel quale vengono stoccati 43 milioni di tonnellate di idrocarburi ogni anno, il più grande del Mediterraneo ed è allo stesso tempo anche un porto per nostra fortuna molto trafficato, quindi riteniamo che non vi sia assolutamente spazio per un rigassificatore in questo golfo perché non soltanto creerebbe problemi di traffico ma evidentemente per quanto ci riguarda aumenterebbe anche la necessità di fare ancora più sicurezza in un porto che è già sicuro. Parliamo di un importante riconoscimento offerto all'attività Il Noce di Casarsa che da oltre 30 anni svolge a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà un importante ruolo. Questo riconoscimento è arrivato dalla Chiesa Valdese che ha deciso di sostenere con i fondi dell'8x1000 il progetto Famiglia al Centro che si concluderà a settembre. Il progetto ha come obiettivo un lavoro multilivello e differenziato in base alle caratteristiche e ai bisogni dei nuclei familiari destinatari, a sostegno della genitorialità
territorialità fragile del territorio. Operare al fine di intercettare e ridurre le situazioni di rischio, di marginalità e devianza connesse alla povertà di reti di supporto. Un ulteriore sostegno all'attività è arrivato anche dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica attraverso la diocesi di Concordia Pordenone. Tutto questo, fanno sapere dall'associazione, ci fa particolare piacere perché è la dimostrazione che il lavoro svolto in tutti questi anni dal NOCE è riconosciuto valido ed efficace. Così come nella nostra struttura trovano accoglienza bambini e famiglie di diversi orientamenti religiosi, così accogliamo con gratitudine i fondi che Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica ci affidano per trasformarli in azioni di aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Ci spostiamo a Gorizia, dove il corpo della Guardia di Finanza è andata a trovare, ad incontrare gli studenti delle scuole. C'è stato un incontro molto importante di dialogo tra la finanza e gli studenti, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi presso l'Istituto Tecnologico Commerciale Galilei Fermi Pacassi di Gorizia si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell'ambito della sesta edizione del progetto. Un'iniziativa che trae origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzata a promuovere, nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e Costituzione, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L'intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, dalle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Di concerto con il Dicastero è stato così sviluppato il progetto denominato Educazione alla legalità economica, che anche per questo anno scolastico prevede l'organizzazione a livello nazionale di incontri presso le scuole, orientati a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, ma anche ad affermare il messaggio della convenienza della legalità economica e finanziaria, nonché a stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal corpo come organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche. All'iniziativa è abbinato anche un concorso denominato Insieme per la Legalità, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso il coinvolgimento delle scuole sul valore civile e educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal corpo in questi settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica. Parliamo adesso di gossip e del calciatore Pippo Inzaghi, che ha una nuova fiamma. Si chiama Angela, è una studentessa che studia a Udine. Sentiamo però i particolari nel servizio. Lui è il timoniere del Venezia Calcio, ex centravanti di razza, che ha scritto pagine di storia indimenticabili con le maglie di Juve e Milan. Lei è una modella dai lineamenti cherubini e dal fisico mozzafiato, un cliché di coppia VIP sufficiente a scaldare gli animi dei gossipari di tutta Italia. La nuova fiamma di Pippo Inzaghi ora ha un nome e un cognome, Angela Robusti. Biondissima, dallo sguardo di ghiaccio, 28 anni, fra 40 giorni, originaria del Padovano, studia architettura a Udine ed è ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne. All'epoca aveva provato a far capitolare i suoi piedi Luca Onestini, tronista, diventato poi protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello. Mediaset e Dagospia non si sono fatti sfuggire la loro prima uscita pubblica al Bentegodi di Verona, tra effusioni, baci e carezze. La notizia ha invaso social a colpi di like e cuoricini. Il mister e la sua bella erano stati già avvistati a Mestre nell'ultimo periodo in città. Quegli attimi di intimità rubati allo stadio sono sembrati la conferma ufficiale dei rumors. Che Pippo abbia un debole per le protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi in realtà non è un mistero. Un annetto fa, infatti, era stato pizzicato a corteggiare la tronista Rosa Perrotta, o almeno a provarci, come ha raccontato Vanity Fair lo scorso maggio. Super Pippo aveva tentato l'approccio sulla pagina Instagram della Mora Napoletana, senza accorgersi però che quella in realtà era semplicemente la pagina dei suoi fan. Scivoloni a parte, Inzaghi, da quando è a Venezia, sembra aver dato secca frenata ai suoi standard da viver incallito. Dalle serate milanesi all'Hollywood e al Just Cavalli, al Galletto del Bifid e alle tranquille cenette a Campalto, da Ugo e all'Antica Fenice. Nel giorno libero si concede ancora qualche serata tra i locali del Trevigiano, ma ormai sembrano una rarità. Appena può, preferisce una gita a Piacenza per salutare i genitori. La Laguna ha già portato i fiori d'arancio per il suo giovane collega Alvaro Morata.
ho volato a nozze con la maestrina Alice Campello. Riuscirà la bella Angela a chiuderlo nel corner dell'altare? Questo era l'ultimo servizio del telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di continuare a seguirci nei nostri canali Facebook e YouTube di Media24, alla prossima edizione.